Ciao squeletto, ma che brutte occhiaie che hai! Baby squeletto ha avuto un febbrone da cavalluccio marino e non ha dormito tutta la notte. Simo, aiutalo tu, qui serve un rimedio per le occhiaie da squalo panda. Ciao amici, come state? Oggi parliamo di occhiaie. Oh, non è certo un bel vedere. Sì, è vero, le occhiaie sono un flagello. Ma stavo pensando una cosa. Lo sapevate che i canoni della bellezza cambiano a seconda dei paesi e delle culture del mondo? Quante volte ho pensato che sarebbe bello vivere in un paese dove le occhiaie sono sinonimo di bellezza e di freschezza. E voi? Sì, forse sull'isola che non c'è o nel paese del mai. Quando ero ragazza ho frequentato un anno di scuola in Giappone. Sapete, con quegli scambi culturali io ho fatto la terza liceo lì e mi ricordo le mie compagne di classe, che ero in una scuola femminile, soprattutto all'inizio venivano a farmi complimenti per i miei occhi tondi e naso sporgente. Provate a immaginare tutte le cose per cui in Italia, come adolescente, ero ovviamente complessata, lì erano un segno di bellezza. E allora non c'è un posto dove le occhiaie rappresentano un tocco di classe e sono degni di ammirazione? Sì, c'è, lo so io dov'è, è la città dei panda. Per loro magari, ma per noi non c'è purtroppo. Ci tocca trovare dei rimedi. E siccome non esistono, che io sappia, creme davvero cancella occhiaie, se no sarei la prima a usarle, possiamo, anzi, dobbiamo ricorrere alla natura. Ecco tre rimedi semplici, naturali, veloci che abbiamo tutti in casa che possono aiutare a schiarire gli aloni scuri intorno agli occhi e recuperare freschezza e bellezza. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Latte di avena. Metto un cucchiaio di latte di avena in una ciotolina e un cucchiaio di bicarbonato. Prendo un dischetto di cotone, lo taglio a metà e intingo queste due parti nel liquido. Poi le applico bene sotto gli occhi. Lascio in posa 10 minuti e sciacquo bene. 2. Patata. Taglio una patata a metà e poi ancora a rondelle sottili. Metto le rondelle nel freezer per almeno 4 ore, poi applico le rondelle ancora congelate sotto gli occhi, sulle occhiaie. Lascio in posa 10 minuti, poi sciacquo bene e applico una crema idratante. 3. Avocado. Taglio un avocado a metà, lo sbuccio e lo schiaccio con la forchetta. Aggiungo il succo di mezzo limone, poi faccio un bell'impacco sopra le occhiaie e lo tengo 10 minuti. Poi sciacquo bene e quello che è avanzato e non ho usato per l'impacco me lo mangio. Mi raccomando, tenete bene gli occhi chiusi quando avete gli impacchi, soprattutto quello con il bicarbonato e il limone, perché possono bruciare. E poi in questo modo vi concedete 10 minuti di relax tutti per voi, senza social, computer, televisione, Netflix. Semmai mettete una bella musichetta rilassante in sottofondo. Le occhiaie sono difficili da debellare, ci vuole una sinergia. Per questo ne ho parlato in diversi video e ho creato addirittura una playlist molto utile. Metto il link in descrizione e nella scheda cliccabile qui in alto. Se volete essere sempre aggiornati sui miei video con ricette, tutorial e consigli di salute naturale, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così e attivate
attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a guardare i miei video. E dopo questo video andate a vedere gli altri sulle occhiaie, così saprete anche come evitare il più possibile le cause delle occhiaie e delle borse che ho descritto. E poi trovate tante diverse proposte e ricette, provatele e vedrete che una per voi funzionerà più delle altre e quella sarà la vostra ricetta. Tra l'altro c'è un rimedio davvero sorprendente che vi stupirà moltissimo e ha funzionato per tantissime persone. Squaletto, ti sono sparite le occhiaie! Hai usato la crema dello squalo bianco! Che schifo! Vi piace l'idea di fare ricette fatte in casa per avere risultati a costo zero o quasi, con ingredienti sani, eco-bio e materie controllate da voi? Allora diventate portatori sani di questo messaggio, condividete questo video anche su Facebook e seguitemi su Instagram per vedere le foto del backstage di questo video. Noi ci vediamo presto qui sul canale, nel frattempo sempre trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!